Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho fatto tantissimi giochini per Bijou e ho deciso di metterli tutti all'interno di una scatola di cartone in modo tale che sembrasse un Luna Park. Spero che il video vi possa interessare, spero che trarrete spunto. Comunque, non per forza deve essere una scatola di cartone, potete fare questi giochini appenderli alla loro casetta o alla loro gabbia. Oppure potete spargerli per casa, o ancora potete farne soltanto uno, oppure diciamo non farli con lo stesso materiale che ho usato io e farli con qualcos'altro che avete a casa. Insomma, sbizzarritevi, spero di darvi semplicemente qualche idea, qualche spunto e io vi lascio al video. Ti serviranno tantissimi premietti e anche quei cosini di cartone che restano dalla carta igienica. Potete mettere tanti di questi, diciamo, coni uno accanto all'altro con dentro i premietti e lasciare che il vostro coniglietto li butti giù per prendere il pellet. Sempre con il cono della carta igienica possiamo ricavare un altro giochino. Basta prendere dei fogli di carta e ritagliare due cerchietti. Poi con un po' di nastro, vi consiglio quello carta così, cioè se il coniglio dovesse impiccicarselo addosso è più facile che si tolga da solo con facilità. E in effetti è un po' difficile che questo scotch attacchi veramente, però meglio fare più fatica a incollarlo piuttosto che poi doverlo staccare dal coniglio. Quando avrete finito di chiudere soltanto un'estremità del nostro cono, potete buttarci dentro un po' di pellet o comunque i premietti che avete scelto. Io vi consiglio i pellet perché sono abbastanza fini e riescono ad uscire con più facilità. Quindi inizio a fare dei fori all'inizio con un cacciavite. Come vedete, meglio non chiudere prima di fare i fori. Ovviamente questi fori poi andranno allargati con una forbicina, possibilmente, perché altrimenti il coniglio non riuscirà mai a far uscire nemmeno una piccola briciolina di pellet. Possiamo dunque chiudere anche l'altra estremità del nostro bel rotolino, come abbiamo fatto precedentemente con l'altra estremità. Prima di consegnarlo a Bijou, ho un attimo cercato di capire se effettivamente quei fori andavano bene e ho allargato ancora un po' un altro foro che mi sembrava un po' troppo piccolino. Ho preso il cartone che resta questa volta dallo Scottex, che è simile a quello di prima ma è un po' più allungato, e l'ho tagliato con una forbice in questo modo. Ci ho infilato dentro uno spago che ho ovviamente annodato in modo tale che questa cosa si possa appendere. Ci ho infilato dentro un po' di fieno e poi ci ho infilato anche due fettine piccine picciò di carota, proprio così all'estremità. Un altro giochino a cui ho pensato è la scatola magica. Ho preso una scatola, questa qui era della torta, quindi aveva questi lati così un po' più lunghi del previsto e quindi li ho accorciati. E in questa scatola bisogna infilarci dei cartoncini, io ho usato un po' anche sempre dei di coni della carta igienica che ho però strappato questa volta. E ho messo un po' così a casaccio, potete usare anche qualsiasi tipo di cartoncino, qualsiasi tipo di scatola, magari anche delle medicine, la strappate e la infilate lì, cioè
Ho messo anche i vari ritagli che avevo tolto precedentemente. E in mezzo a tutti questi vari oggetti bisogna nascondere al solito qualche premietto e io ho usato anche qui le carotine, cercate di metterne poche perché veramente non si possono dare tutte queste carote. Ho adagiato in una scatola abbastanza grande di cartone qualche straccio e poi ci ho appeso quel giochino fatto col rotolo dello Scottex, ho messo la scatola, ho messo il tubo magico e l'ho consegnato a Bijou. Ovviamente in questa scatola di cartone io ho ritagliato praticamente una piccola entrata e come vedete Bijou è andata subito all'attacco del primo giocattolino che avevo fatto. Oddio no, ecco, ora è andata nel primo. Beh, questo qua ormai lei lo conosce, infatti lo fa subito. Quest'immagine non è stata né velocizzata né rallentata, è proprio così, a velocità naturale. Quindi io vi lascio un po' guardare Bijou che si diverte nel suo piccolissimo parco giochi in miniatura. Spero che riusciate a ricrearlo, addirittura a farlo ancora più bello del mio. Ragazzi e ragazze, il video è finito, se vi è piaciuto fatemelo sapere con un bel like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Nell'info box trovate il link al gruppo Facebook così potete lasciarmi le foto dei giochini che deciderete voi di fare. E niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.